Salve a tutti, siamo al terzo appuntamento della video intervista del Clandestino Web. Oggi come ospite abbiamo il ministro Brunetta della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Gli faremo questa breve intervista, ma prima di iniziare vi faremo vedere un video. A dopo, grazie. Pertanto, il contratto io ho fatto di tutto perché fosse pagato, non moltissimo rispetto al passato, però con questi chiari di luna, avere 70 euro, non avere il posto di lavoro a rischio, non avere la cassa integrazione e avere il contratto rinnovato, c'è Tremonti sopra, che mi guarda, eccolo qua, che mi guarda, ciao Giulio, grazie, che mi guarda male, come dire, li stai trattando bene i tuoi dipendenti e io sono felice di trattarli bene. Perché solo trattando bene i dipendenti, si può chiedere loro produttività in più per tirar fuori il paese dalla crisi. Sì, solo mi spiace che uno che ha le spie come hai tu non abbia saputo che dopo che il ministro Brunetta ha annunciato mi dimetto se non raggiungi questi obiettivi, dopo il Consiglio tutti i ministri hanno telefonato a tutti i loro amici nella pubblica amministrazione dicendogli resistete, 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 quindi le spie non hanno funzionato. Tutto questo cosa vuol dire? Finisco. Minori costi per le famiglie, minori costi per le imprese, minori costi per la pubblica amministrazione. Queste cose molto probabilmente anche altri, in altri momenti, altri governi, altri ministri bravissimi le hanno indicate. Non sto inventando nulla. Quello che però ossessivamente mi prefiggo di fare è di verificare l'implementazione, la realizzazione di tutto questo, mettendo online gli stati di avanzamento e chiedendo ai signori della stampa di controllare gli stessi stati di avanzamento, perché questo è il gioco più difficile. Facile dire l'obiettivo, passaporto elettronico, carta d'identità elettronica, dematerializzazione e così via, molto più difficile realizzarlo. La rivoluzione di Brunetta, novità del fronte? Bah, le solite, abbiamo monitorato a dicembre i tassi di assenteismo, meno 37% su un valore medio del semestre oltre il 41%, quindi il dato è ormai strutturale, quindi vuol dire che più del 40% di lavoratori pubblici non si ammala più per finta. E questo E questo è è un risultato mai raggiunto da nessuna parte al mondo in un periodo così breve con rilevanza così ampia. In più, la prossima settimana lanceremo Linea Amica, vale a dire il più grande ufficio di relazioni con il pubblico, di risposte per il pubblico, mai realizzato in Europa. Cioè metteremo insieme tutti gli uffici che rispondono al pubblico di tutta la pubblica amministrazione. Pare che si risponda oggi in Italia a circa 500.000 chiamate al giorno, sono tanti. sono tantissime. E noi metteremo in rete tutto questo, daremo conto della qualità delle telefonate, cioè quali settori riguardano, e soprattutto del grado di soddisfazione Sì, che a queste domande viene dato dai vari uffici, dai vari enti, dall'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera. Quindi avremo la mappa della soddisfazione e insoddisfazione degli italiani nei confronti della pubblica amministrazione e in più il mio ministero farà da rete di ultima istanza, cioè quelli che proprio non hanno avuto risposte da nessun altro si rivolgeranno a noi e noi cercheremo di risolvere in ultima istanza i problemi di chi ha chiamato tutti gli altri e non ha ottenuto soddisfazione. Daremo conto di tutto questo periodicamente, spero giornalmente, se non settimanalmente, e quindi settimanalmente noi avremo la mappa della soddisfazione, spero, insoddisfazione sempre meno, degli italiani nei confronti di tutta la pubblica amministrazione. E anche questa è una piccola, grande rivoluzione che cambierà il modo di fare, di produrre beni e servizi, che cambierà il modo anche di essere dei cittadini, cioè non basterà più la protesta generica o il mugugno, ma si saprà che c'è una linea amica, telefonando alla quale o scrivendo alla Che quale o mandando un'email alla quale, risponderà puntualmente, provvederò io a far sì che questo avvenga nella maniera più corretta, più puntuale, più tempestiva, perché
più soddisfacente possibile. Linea amica, fine mese, in via sperimentale, penso che nei primi 3 mesi raggiungeremo, come dire, l'efficienza complessiva. 500.000 500. telefonate al giorno Mamma di mia. italiani che chiedono qualcosa alla pubblica amministrazione e che vogliono avere soddisfazione. Complimenti E speriamo comunque. bene, speriamo di non essere travolti. Comunque, questo è l'intendimento, questa è la volontà, e poi seguiranno anche altre novità dal Volevo chiedere fronte. l'ultima cosa, poi chiudiamo, ma io sto guardando su Facebook e sta avendo un grande successo questa. Vedremo Beh, una cosa mo mi molto sento breve. osservato, che per un politico è un bene essere osservati, per un politico Sono essere giudicati, 35.000, valutati, soprattutto da amici, perché sì. se ti osservano i nemici, poco male, ma se ti osservano gli amici ti osservano con ancora più attenzione e soprattutto bisogna Perché mi sono rispondere. andato a guardare, è una cosa che Ah no, e sta soprattutto crescendo, bisogna, mi sto attrezzando e questo è per importante perché poi rispondere. Mi sto Facebook è un mondo. attrezzando per rispondere a tutti in maniera puntuale, non pat pat sulla spalla, ma rispondere a tutti in maniera puntuale. Mi sto attrezzando, non è facile, ma lo farò. Ripeto, per un politico sentirsi osservato è una garanzia. Grazie Bene, ok. a voi. Salutiamo Clandestino Web e i nostri lettori. Grazie. Grazie.